Sono molti i buchi neri di quel periodo storico dell'Italia post-unitaria che vide un fenomeno che fu etichettato come brigantaggio e fu invece una guerra civile violenta e tragica che costò all'Italia meridionale un numero di morti superiore ai caduti di tutte le guerre d'indipendenza. Sapevamo, fino a poco tempo fa, che le brigantesse di quegli anni erano le donne che si trovavano nelle bande brigantesche e partecipavano alle azioni di guerriglia insieme agli uomini. Oltre a questo, la storia di queste donne rimaneva pressoché sconosciuta. Come vivevano prima di scorrere la campagna? Perché scelsero la vita dura e pericolosa del brigante? Qual era il loro ruolo e il peso che avevano nella banda? Come si svolgeva la vita quotidiana tra i briganti? E qual era il loro comportamento in una guerra combattuta da entrambe le parti con feroce accanimento e crudeltà? Sono domande rimaste per lungo tempo inevase. Se dissolviamo, col soccorso delle carte processuali conservate negli archivi, il mito delle amazzoni bellicose e crudeli, esperte nelle arti della guerra come in quelle dell'amore, la realtà che avanza verso di noi è fatta quasi sempre di contadine, spesso analfabete, a volte orfane o trovatelle, che prima di vivere alla macchia conducevano la vita miserrima delle braccianti, serve, carbonaie. Al momento dell'aggregazione alle bande, potevano avere, a parte alcune eccezioni, dai 16 ai 24 anni, e la loro vita nei boschi difficilmente durava oltre i 2 anni, a volte si consumava perfino in qualche settimana. Per gli storici influenzati dalla criminologia razzista di Lombroso, che notoriamente identificava i briganti in base alla fisionomica e in particolare alla forma del cranio, non c'è dubbio, brigantesse si nasce. E qualcuno, osservando le loro fotografie, ha aggiunto che nei volti stessi di quelle donne si possono leggere i caratteri somatici di chi è nato per il delitto e per la delinquenza. In realtà, prima di saltare il fosso, le brigantesse, nella maggioranza dei casi, avevano un'esistenza normale, non diversa dalle altre contadine dei loro paesi. E quelle sopravvissute al carcere condussero una sana vita familiare tra la loro gente. Alcune di queste donne furono spinte nei boschi per seguire il proprio uomo diventato brigante, compiendo una scelta che rovesciava i modelli di comportamento femminili nella società tradizionale. Né è da escludere che l'attrazione della vita brigantesca e del pericolo possa avere influito sulle loro decisioni. In ogni caso, tra queste donne ricordiamo Maria Capitanio, Giuseppina Vitale. Per altre, la scelta del brigantaggio rappresentò una fuga da situazioni familiari invivibili e soprattutto da rapporti coniugali segnati dall'indifferenza e dall'odio. In altri casi, furono determinanti la delusione e il rancore. Elisabetta Blasucci aderì al brigantaggio dopo che fu fatto morire in carcere suo marito, diventato brigante dopo la delusione profonda che attraversò il mondo contadino dopo l'unificazione nazionale. E questa in parte è anche la storia di Serafina Ciminelli, che aderì al brigantaggio con tutta la famiglia per fedeltà alla monarchia borbonica, oltre che per seguire il capobanda Antonio Franco, che l'amò teneramente fino alla morte. Per indurre i briganti a costituirsi, la legge Pica consentiva di arrestare i loro familiari e tutte le persone sospettate di avere qualche legame con essi. La paura della carcerazione indusse molte donne ad aggregarsi alle bande. E questa è la storia, per esempio, di Michelina di Cesare, Carolina Casale, Arcangela Cotugno. Il carcere segnava le persone, le donne in particolare, in maniera irreversibile. Nel carcere, uomini e donne erano esposti a violenze di ogni genere ed era quasi inevitabile che, usciti dalla galera, essi prendessero la via del brigantaggio. Non poche donne diventarono brigantesse per l'effetto devastante della carcerazione subita. Quasi tutte, durante la prigionia e nei processi, raccontarono di essere state rapite o costrette a vivere alla macchia dagli stessi briganti. Questi racconti risultano modellati su una strategia difensiva, sintonizzata sulle opinioni dei giudici, i quali amavano immaginare le brigantesse alla mercé dei briganti, che le costringevano a delinquere. Ma nella maggior parte dei casi, i rapimenti furono nella realtà fughe dalla propria casa e dal proprio paese, consensuali e concordate.
i ratti violenti furono pochissimi. Ma anche le donne rapite contro la loro volontà non solo rimasero tra i briganti, ma presero parte alle loro azioni, si distinsero per valore e spesso per crudeltà, emergendo in alcuni casi al rango di capibanda. Questo lato del problema presenta forse un lato oscuro, in cui potrebbero trovarsi confusi estraneità e condivisione, appartenenza e distacco. Si potrebbe evocare il rapporto classico che lega la vittima al carnefice, oppure pensare all'attrazione della donna per l'uomo forte e violento, specie quando questa violenza è in qualche modo compatibile con il modello culturale condiviso e sembra legittimata da un'ideologia. Ma quello che alla fine conta di più non è come le donne sono diventate brigantesse, ma piuttosto quello che sono diventate vivendo e operando tra i briganti. Il brigantaggio offrì infatti alle donne opportunità che non avevano mai avuto, che davano ad esse la percezione di essere indispensabili e possedere potere. Forse, per rendere comprensibile questa metamorfosi, occorrerebbe prendere in considerazione le oscure potenzialità femminili della società rurale tradizionale, che esplodono in un momento in cui il sistema normativo entra in crisi e la vita diventa un'avventura, qualcosa insomma che può essere riscritto. Ma la presenza delle donne nelle comitive brigantesche produsse una trasformazione significativa anche nei comportamenti degli uomini, sia per le necessità imposte dalle condizioni di vita alla macchia, sia per la loro utilità all'interno della banda, essi finirono infatti con l'accettare la nuova dimensione che il ruolo femminile veniva ad assumere, un ruolo che rovesciava radicalmente l'immagine della donna nella società rurale. Quando venivano integrate al gruppo, alle donne si faceva abbandonare il vestito di contadine per indossare quello dei briganti maschi. Inoltre, dovevano recidersi i capelli, oppure li legavano e nascondevano dentro il cappello o sotto il fazzoletto. Infine, venivano consegnate ad esse armi e cavalli. Il cambio dell'abbigliamento rispondeva ad un'esigenza di ordine pratico e militare, ma al tempo stesso era anche un travestimento maschile che serviva a più scopi. Il nascondimento della propria identità consentiva alle donne di rientrare indisturbate nei paesi sotto le spoglie abituali, sia temporaneamente, per poi ritornare alla macchia al momento giusto, portando nuove informazioni e vettovaglie, sia permanentemente, nel caso che il brigantaggio fosse finito e la banda distrutta. Inoltre, il vestimento travestimento delle brigantesse assimilava le poche donne al gruppo dei maschi ed era segno di un'omofilia inespressa, ma tuttavia percepibile negli usi e nei riti della banda. Assolveva le stesse funzioni della divisa militare. Segnalava il cambiamento di status, da contadina a soldatessa, vistosamente enfatizzato dall'uso di una cavalcatura nobile come il cavallo, del tutto estranea alla condizione della donna contadina. La consegna delle armi alle donne significava conferimento di potere e rappresentava un fatto sconvolgente nel sistema ideologico della società tradizionale. Il nuovo abbigliamento presentava connotazioni fortemente trasgressive, a cominciare dall'uso dei pantaloni e dal taglio dei capelli, l'uno e l'altro interdetti alle donne della vita normale dei paesi meridionali. Il taglio dei capelli, nei riti tradizionali, ha il significato di una limitazione delle forze istintive, che nella testa hanno la loro sede privilegiata, e nelle bande avrà avuto il significato, più o meno consapevole, di accettazione delle regole comuni nel momento in cui si entra nell'esercito dei briganti. In piccole società che non si reggevano su regolamenti scritti, questi gesti simbolici acquistavano una notevole rilevanza. Nella sua complessità, la vestizione, dunque, aveva gli elementi fondamentali dei riti di passaggio. La condizione delle donne tra i briganti poteva variare da banda a banda e all'interno di ciascuna banda poteva mutare a seconda dei legami familiari e del loro rapporto col capobanda, con una forte variabile rappresentata dalla diversa indole delle persone. Nelle situazioni migliori, esse erano membri autonomi della banda, in condizione di assoluta parità con gli uomini, ed in non pochi casi poterono guadagnare posizioni preminenti. Ma il potere delle donne non era semplicemente il riflesso del potere dei loro uomini,
e più in generale della forza dei legami familiari o affettivi, le donne erano apprezzate per il contributo che esse davano al funzionamento della banda, per le loro abilità militari, specie se associate a capacità di direzione e a durezza, o anche per la bellezza e il fascino che esercitavano sugli uomini della banda e sui capi. Caratteristiche che si ritrovano soprattutto in Maria Oliverio, moglie del capobanda Pietro Monaco, e poi capobanda essa stessa alla morte del marito. Oltre ad essere il campo sessuale dei loro uomini, alle brigantesse venivano attribuite le funzioni di vivandiere. Distribuivano il cibo, ma di solito erano gli uomini a cuocerlo. Nella maggior parte dei casi, le donne, oltre il piccolo cucito, non espletavano altre tipiche mansioni femminili. La biancheria intima veniva fornita dai manutengoli e alle provviste alimentari provvedevano ancora i contadini o i briganti stessi con le razzie e le estorsioni. I compiti assegnati alle brigantesse erano dunque prevalentemente militari. Esse prendevano parte ai sequestri, alle rappresaglie, alle operazioni di guerra, anche con funzioni speciali. Camuffate da briganti o da pastori, studiavano i movimenti delle truppe e ne informavano i compagni. Davano informazioni sbagliate ai soldati, depistandoli o attirandoli nelle imboscate. Erano addette alla sorveglianza dei sequestrati e mediavano con le loro famiglie. Rifornivano la banda di munizioni che nascondevano sotto la loro ampia sottana che rimettevano in queste occasioni. Insomma, la metamorfosi in brigantesse richiese alle donne contadine una dilatazione drastica del loro ruolo tradizionale, una repentina acquisizione di nuove abilità e competenze, una ristrutturazione non solo del loro sapere, ma del loro modo di stare al mondo. Fu la loro un'avventura di pochissimi anni, a volte di pochi mesi, ma bastò per mostrare le potenzialità che le donne contadine erano capaci di maturare con una rapidità sorprendente, proprio in un momento in cui il progresso marciava contro di loro. I militari fucilavano senza pietà i briganti catturati con le armi in mano, ma risparmiavano le donne. Le brigantesse lo sapevano. E al momento della cattura si scoprivano il petto e il ventre, spesso gonfio, per farsi riconoscere come donne o donne in maternità. I giudici, a loro volta, punivano severamente il reato di brigantaggio, di solito con la pena di morte. Invece, le condanne più dure inflitte dai tribunali di guerra alle brigantesse oscillarono al massimo tra i 20 e i 10 anni di lavori forzati, molto più miti di quelle inflitte ai briganti. L'unica donna condannata a morte fu Maria Oliverio, ma questa condanna non fu mai eseguita perché commutata in lavori forzati a vita. Alcune brigantesse, responsabili degli stessi reati che costavano anche la fucilazione ai maschi, furono perfino assolte. Paradossalmente, i giudici accoglievano senza troppe difficoltà le tesi difensive delle brigantesse e le discolpavano, perché non veniva riconosciuto il fine politico delle loro scelte e azioni o perché non si riteneva sufficientemente dimostrata la loro presenza nelle operazioni della banda o perché, quando non era possibile negare questa presenza, si riconosceva ad esse di aver agito in regime di costrizione. Perché i giudici non vollero attribuire alle brigantesse la responsabilità dei loro atti, ledendo il principio dell'universalità del diritto e dell'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge. Se gli scienziati lombrosiani cercavano di dimostrare che le brigantesse erano delinquenti per natura, i giudici le vollero vittime irresponsabili e stolide. Sono due facce della stessa medaglia, quella che sanciva l'inferiorità della donna. Prima di essere oggetto di attenzione da parte dei fotografi, il brigantaggio è stato rappresentato nella pittura degli artisti locali e dei viaggiatori con una tale frequenza da determinare la formazione di un genere figurativo,
con le sue convenzioni e i suoi stereotipi. Queste rappresentazioni, per quanto condizionate da finalità commerciali e da schemi di maniera, neoclassici, romantici, hanno almeno il merito di non aver criminalizzato il brigantaggio. I briganti sono di solito rappresentati in compagnia di donne, non sempre brigantesse, che hanno un rapporto di collaborazione a vario titolo con i briganti. La rappresentazione del brigante come delinquente appartiene al periodo post-unitario, quando irrompono nella scena della storia, in forme e proporzioni inedite rispetto al tradizionale brigantaggio endemico, i briganti reali e minacciano pericolosamente l'assetto liberal nazionale. Alla costruzione di questa nuova immagine del brigante collabora la fotografia, utilizzata per la prima volta come strumento potente di propaganda. La comparsa della fotografia determinò infatti una svolta nelle rappresentazioni del brigantaggio e nel loro uso sociale. Quando nel marzo 1868 le bande del Matese, di Ciccone, Fuoco, Guerra e Giordano furono pressoché annientate e molti briganti, con alcune brigantesse, furono fatti prigionieri, il generale Pallavicini mise a disposizione del fotografo Emanuele Russi di Caserta il vagone di un treno per trasportare le complesse attrezzature fotografiche del tempo, nonché gli abiti con cui i briganti e brigantesse dovevano essere fotografati e le armi, ovviamente scariche, di cui dovevano essere dotati. Lo Stato Maggiore dell'Esercito si sforzò di far conoscere le foto dei briganti in tutta l'Italia, servendosi anche dei giornali. È forse il primo massiccio uso dei media a scopo pubblicitario praticato in Italia. Ai generali dell'esercito, impegnato nella guerra al brigantaggio, queste fotografie servivano a documentare la sconfitta dei briganti, tranquillizzare quanti temevano che l'unità da poco raggiunta si sfasciasse, conferire gloria ai comandanti della repressione e scoraggiare ogni forma di ribellione. Allo stesso scopo, a parte l'effetto involontario di certificare, agli occhi di alcuni, la ferocia della repressione, serviva la stessa realizzazione e divulgazione delle foto delle brigantesse uccise. Ne sono rimaste soltanto due, inequivocabilmente inquietanti, che rappresentano brigantesse massacrate dai militari. Attraverso i loro corpi e la loro, a volte, impudica nudità, il potere celebrava la sua vittoria sulla ribellione e diceva la sua ferocia e la sua onnipotenza. La natura della committenza, unitamente al gusto del fotografo, rende ragione non solo del perché, ma anche del modo in cui le foto venivano eseguite. Le posture e lo stesso abbigliamento sono quelli voluti dai militari, inquadrati in schemi che rammemorano le stampe della prima metà del secolo. E la mancanza di naturalezza e di spontaneità è aggravata dai ritocchi, dall'acquarello e dalle cornici fiorate ed ovali. Le donne sembrano amazzoni pronte al combattimento e sono invece contadine sconfitte. C'è comunque da chiedersi se in queste foto di donne prigioniere è leggibile qualche nota di autenticità e di spontaneità, se cioè essi riescono ad essere, oltre che dei ritratti parlati, anche dei ritratti parlanti. Probabilmente sì. E non tanto nell'atteggiamento spregiudicato e bellicoso, enfatizzato dalle pistole e dai fucili, quanto nella disinvoltura, che diventa a volte dignità e fierezza, con cui le donne accettano di essere fotografate, di recitare la parte che è stata loro assegnata, di muoversi con curiosità e quasi con compiacimento in una situazione accuratamente orchestrata da altri. Le brigantesse in fotografia rappresentano un fatto nuovo per la società italiana del secondo Ottocento. Fino a quel momento, i soli legittimati a usufruire delle risorse della fotografia erano l'aristocrazia e successivamente i ceti medi e medio-alti. Con il brigantaggio, sia pure per decisione presa in alto e indipendentemente da loro, una categoria particolare di ceti poveri e diseredati ha accesso alla fotografia, creando le condizioni per rifare i conti con la storia, dalla quale sono state, misteriosamente, bandite.
Sono molti i buchi neri di quel periodo storico dell'Italia post-unitaria che vide un fenomeno che fu etichettato come brigantaggio e fu invece una guerra civile violenta e tragica che costò all'Italia meridionale un numero di morti superiore ai caduti di tutte le guerre d'indipendenza. Sapevamo, fino a poco tempo fa, che le brigantesse di quegli anni erano le donne che si trovavano nelle bande brigantesche e partecipavano alle azioni di guerriglia insieme agli uomini. Oltre a questo, la storia di queste donne rimaneva pressoché sconosciuta. Come vivevano prima di scorrere la campagna? Perché scelsero la vita dura e pericolosa del brigante? Qual era il loro ruolo e il peso che avevano nella banda? Come si svolgeva la vita quotidiana tra i briganti? E qual era il loro comportamento in una guerra combattuta da entrambe le parti con feroce accanimento e crudeltà? Sono domande rimaste per lungo tempo inevase. Se dissolviamo, col soccorso delle carte processuali conservate negli archivi, il mito delle amazzoni bellicose e crudeli, esperte nelle arti della guerra come in quelle dell'amore, la realtà che avanza verso di noi è fatta quasi sempre di contadine, spesso analfabete, a volte orfane o trovatelle, che prima di vivere alla macchia conducevano la vita miserrima delle braccianti, serve, carbonaie. Al momento dell'aggregazione alle bande, potevano avere, a parte alcune eccezioni, dai 16 ai 24 anni e la loro vita nei boschi difficilmente durava oltre i 2 anni, a volte si consumava perfino in qualche settimana. Per gli storici influenzati dalla criminologia razzista di Lombroso, che notoriamente identificava i briganti in base alla fisionomica e in particolare alla forma del cranio, non c'è dubbio, brigantesse si nasce. E qualcuno, osservando le loro fotografie, ha aggiunto che nei volti stessi di quelle donne si possono leggere i caratteri somatici di chi è nato per il delitto e per la delinquenza. In realtà, prima di saltare il fosso, le brigantesse, nella maggioranza dei casi, avevano un'esistenza normale, non diversa dalle altre contadine dei loro paesi. E quelle sopravvissute al carcere condussero una sana vita familiare tra la loro gente. Alcune di queste donne furono spinte nei boschi per seguire il proprio uomo diventato brigante, compiendo una scelta che rovesciava i modelli di comportamento femminili nella società tradizionale. Né è da escludere che l'attrazione della vita brigantesca e del pericolo possa avere influito sulle loro decisioni. In ogni caso, tra queste donne ricordiamo Maria Capitanio, Giuseppina Vitale. Per altre, la scelta del brigantaggio rappresentò una fuga da situazioni familiari invivibili e soprattutto da rapporti coniugali segnati dall'indifferenza e dall'odio. In altri casi, furono determinanti la delusione e il rancore. Elisabetta Blasucci aderì al brigantaggio dopo che fu fatto morire in carcere suo marito, diventato brigante dopo la delusione profonda che attraversò il mondo contadino dopo l'unificazione nazionale. E questa in parte anche la storia di Serafina Ciminelli, che aderì al brigantaggio con tutta la famiglia per fedeltà alla monarchia borbonica, oltre che per seguire il capobanda Antonio Franco, che l'amò teneramente fino alla morte. Per indurre i briganti a costituirsi, la legge Pica consentiva di arrestare i loro familiari e tutte le persone sospettate di avere qualche legame con essi. La paura della carcerazione indusse molte donne ad aggregarsi alle bande. È questa la storia, per esempio, di Michelina di Cesare, Carolina Casale, Arcangela Cotugno. Il carcere segnava le persone, le donne in particolare, in maniera irreversibile. Nel carcere, uomini e donne erano esposti a violenze di ogni genere ed era quasi inevitabile che, usciti dalla galera, essi prendessero la via del brigantaggio. Non poche donne diventarono brigantesse per l'effetto devastante della carcerazione subita. Quasi tutte, durante la prigionia e nei processi, raccontarono di essere state rapite o costrette a vivere alla macchia dagli stessi briganti. Questi racconti risultano modellati su una strategia difensiva, sintonizzata sulle opinioni dei giudici, i quali amavano immaginare le brigantesse alla mercé dei briganti, che le costringevano a delinquere. Ma nella maggior parte dei casi, i rapimenti furono nella realtà fughe dalla propria casa e dal proprio paese, consensuali e concordate.
i ratti violenti furono pochissimi. Ma anche le donne rapite contro la loro volontà non solo rimasero tra i briganti, ma presero parte alle loro azioni, si distinsero per valore e spesso per crudeltà, emergendo in alcuni casi al rango di capibanda. Questo lato del problema presenta forse un lato oscuro, in cui potrebbero trovarsi confusi estraneità e condivisione, appartenenza e distacco. Si potrebbe evocare il rapporto classico che lega la vittima al carnefice, oppure pensare all'attrazione della donna per l'uomo forte e violento, specie quando questa violenza è in qualche modo compatibile con il modello culturale condiviso e sembra legittimata da un'ideologia. Ma quello che alla fine conta di più non è come le donne sono diventate brigantesse, ma piuttosto quello che sono diventate vivendo e operando tra i briganti. Il brigantaggio offrì infatti alle donne opportunità che non avevano mai avuto, che davano ad esse la percezione di essere indispensabili e possedere potere. Forse, per rendere comprensibile questa metamorfosi, occorrerebbe prendere in considerazione le oscure potenzialità femminili della società rurale tradizionale, che esplodono in un momento in cui il sistema normativo entra in crisi e la vita diventa un'avventura, qualcosa insomma che può essere riscritto. Ma la presenza delle donne nelle comitive brigantesche produsse una trasformazione significativa anche nei comportamenti degli uomini. Sia per le necessità imposte dalle condizioni di vita alla macchia, sia per la loro utilità all'interno della banda, essi finirono infatti con l'accettare la nuova dimensione che il ruolo femminile veniva ad assumere, un ruolo che rovesciava radicalmente l'immagine della donna nella società rurale. Quando venivano integrate al gruppo, alle donne si faceva abbandonare il vestito di contadine per indossare quello dei briganti maschi. Inoltre, dovevano recidersi i capelli, oppure li legavano e nascondevano dentro il cappello o sotto il fazzoletto. Infine, venivano consegnate ad esse armi e cavalli. Il cambio dell'abbigliamento rispondeva ad un'esigenza di ordine pratico e militare, ma al tempo stesso era anche un travestimento maschile che serviva a più scopi. Il nascondimento della propria identità consentiva alle donne di rientrare indisturbate nei paesi sotto le spoglie abituali, sia temporaneamente, per poi ritornare alla macchia al momento giusto, portando nuove informazioni e vettovaglie, sia permanentemente, nel caso che il brigantaggio fosse finito e la banda distrutta. Inoltre, il vestimento travestimento delle brigantesse assimilava le poche donne al gruppo dei maschi ed era segno di un'omofilia inespressa, ma tuttavia percepibile negli usi e nei riti della banda. Assolveva le stesse funzioni della divisa militare. Segnalava il cambiamento di status, da contadina a soldatessa, vistosamente enfatizzato dall'uso di una cavalcatura nobile come il cavallo, del tutto estranea alla condizione della donna contadina. La consegna delle armi alle donne significava conferimento di potere e rappresentava un fatto sconvolgente nel sistema ideologico della società tradizionale. Il nuovo abbigliamento presentava connotazioni fortemente trasgressive, a cominciare dall'uso dei pantaloni e dal taglio dei capelli, l'uno e l'altro interdetti alle donne della vita normale dei paesi meridionali. Il taglio dei capelli, nei riti tradizionali, ha il significato di una limitazione delle forze istintive, che nella testa hanno la loro sede privilegiata, e nelle bande avrà avuto il significato, più o meno consapevole, di accettazione delle regole comuni nel momento in cui si entra nell'esercito dei briganti. In piccole società che non si reggevano su regolamenti scritti, questi gesti simbolici acquistavano una notevole rilevanza. Nella sua complessità, la vestizione, dunque, aveva gli elementi fondamentali dei riti di passaggio. La condizione delle donne tra i briganti poteva variare da banda a banda e all'interno di ciascuna banda poteva mutare a seconda dei legami familiari e del loro rapporto col capobanda, con una forte variabile rappresentata dalla diversa indole delle persone. Nelle situazioni migliori, esse erano membri autonomi della banda, in condizione di assoluta parità con gli uomini, ed in non pochi casi poterono guadagnare posizioni preminenti. Ma il potere delle donne non era semplicemente il riflesso del potere dei loro uomini,
e più in generale della forza dei legami familiari o affettivi, le donne erano apprezzate per il contributo che esse davano al funzionamento della banda, per le loro abilità militari, specie se associate a capacità di direzione e a durezza, o anche per la bellezza e il fascino che esercitavano sugli uomini della banda e sui capi. Caratteristiche che si ritrovano soprattutto in Maria Oliverio, moglie del capobanda Pietro Monaco, e poi capobanda essa stessa alla morte del marito. Oltre ad essere il campo sessuale dei loro uomini, alle brigantesse venivano attribuite le funzioni di vivandiere. Distribuivano il cibo, ma di solito erano gli uomini a cuocerlo. Nella maggior parte dei casi, le donne, oltre il piccolo cucito, non espletavano altre tipiche mansioni femminili. La biancheria intima veniva fornita dai manutengoli e alle provviste alimentari provvedevano ancora i contadini o i briganti stessi con le razzie e le estorsioni. I compiti assegnati alle brigantesse erano dunque prevalentemente militari. Esse prendevano parte ai sequestri, alle rappresaglie, alle operazioni di guerra, anche con funzioni speciali. Camuffate da briganti o da pastori, studiavano i movimenti delle truppe e ne informavano i compagni. Davano informazioni sbagliate ai soldati, depistandoli o attirandoli nelle imboscate. Erano addette alla sorveglianza dei sequestrati e mediavano con le loro famiglie. Rifornivano la banda di munizioni che nascondevano sotto la loro ampia sottana che rimettevano in queste occasioni. Insomma, la metamorfosi in brigantesse richiese alle donne contadine una dilatazione drastica del loro ruolo tradizionale, una repentina acquisizione di nuove abilità e competenze, una ristrutturazione non solo del loro sapere, ma del loro modo di stare al mondo. Fu la loro un'avventura di pochissimi anni, a volte di pochi mesi, ma bastò per mostrare le potenzialità che le donne contadine erano capaci di maturare con una rapidità sorprendente, proprio in un momento in cui il progresso marciava contro di loro. I militari fucilavano senza pietà i briganti catturati con le armi in mano, ma risparmiavano le donne. Le brigantesse lo sapevano. E al momento della cattura si scoprivano il petto e il ventre, spesso gonfio, per farsi riconoscere come donne o donne in maternità. I giudici, a loro volta, punivano severamente il reato di brigantaggio, di solito con la pena di morte. Invece, le condanne più dure inflitte dai tribunali di guerra alle brigantesse oscillarono al massimo tra i 20 e i 10 anni di lavori forzati, molto più miti di quelle inflitte ai briganti. L'unica donna condannata a morte fu Maria Oliverio, ma questa condanna non fu mai eseguita perché commutata in lavori forzati a vita. Alcune brigantesse, responsabili degli stessi reati che costavano anche la fucilazione ai maschi, furono perfino assolte. Paradossalmente, i giudici accoglievano senza troppe difficoltà le tesi difensive delle brigantesse e le discolpavano, perché non veniva riconosciuto il fine politico delle loro scelte e azioni o perché non si riteneva sufficientemente dimostrata la loro presenza nelle operazioni della banda o perché, quando non era possibile negare questa presenza, si riconosceva ad esse di aver agito in regime di costrizione. Perché i giudici non vollero attribuire alle brigantesse la responsabilità dei loro atti, ledendo il principio dell'universalità del diritto e dell'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge. Se gli scienziati lombrosiani cercavano di dimostrare che le brigantesse erano delinquenti per natura, i giudici le vollero vittime irresponsabili e stolide. Sono due facce della stessa medaglia, quella che sanciva l'inferiorità della donna. Prima di essere oggetto di attenzione da parte dei fotografi, il brigantaggio è stato rappresentato nella pittura degli artisti locali e dei viaggiatori con una tale frequenza da determinare la formazione di un genere figurativo,
con le sue convenzioni e i suoi stereotipi. Queste rappresentazioni, per quanto condizionate da finalità commerciali e da schemi di maniera, neoclassici, romantici, hanno almeno il merito di non aver criminalizzato il brigantaggio. I briganti sono di solito rappresentati in compagnia di donne, non sempre brigantesse, che hanno un rapporto di collaborazione a vario titolo con i briganti. La rappresentazione del brigante come delinquente appartiene al periodo post-unitario, quando irrompono nella scena della storia, in forme e proporzioni inedite rispetto al tradizionale brigantaggio endemico, i briganti reali e minacciano pericolosamente l'assetto liberal nazionale. Alla costruzione di questa nuova immagine del brigante collabora la fotografia, utilizzata per la prima volta come strumento potente di propaganda. La comparsa della fotografia determinò infatti una svolta nelle rappresentazioni del brigantaggio e nel loro uso sociale. Quando nel marzo 1868 le bande del Matese di Ciccone, Fuoco, Guerra e Giordano furono pressoché annientate e molti briganti, con alcune brigantesse, furono fatti prigionieri, il generale Pallavicini mise a disposizione del fotografo Emanuele Russi di Caserta il vagone di un treno per trasportare le complesse attrezzature fotografiche del tempo, nonché gli abiti con cui i briganti e brigantesse dovevano essere fotografati e le armi, ovviamente scariche, di cui dovevano essere dotati. Lo Stato Maggiore dell'Esercito si sforzò di far conoscere le foto dei briganti in tutta l'Italia, servendosi anche dei giornali. È forse il primo massiccio uso dei media a scopo pubblicitario praticato in Italia. Ai generali dell'esercito, impegnato nella guerra al brigantaggio, queste fotografie servivano a documentare la sconfitta dei briganti, tranquillizzare quanti temevano che l'unità da poco raggiunta si sfasciasse, conferire gloria ai comandanti della repressione e scoraggiare ogni forma di ribellione. Allo stesso scopo, a parte l'effetto involontario di certificare, agli occhi di alcuni, la ferocia della repressione, serviva la stessa realizzazione e divulgazione delle foto delle brigantesse uccise. Ne sono rimaste soltanto due, inequivocabilmente inquietanti, che rappresentano brigantesse massacrate dai militari. Attraverso i loro corpi e la loro, a volte, impudica nudità, il potere celebrava la sua vittoria sulla ribellione e diceva la sua ferocia e la sua onnipotenza. La natura della committenza, unitamente al gusto del fotografo, rende ragione non solo del perché, ma anche del modo in cui le foto venivano eseguite. Le posture e lo stesso abbigliamento sono quelli voluti dai militari, inquadrati in schemi che rammemorano le stampe della prima metà del secolo. E la mancanza di naturalezza e di spontaneità è aggravata dai ritocchi, dall'acquarello e dalle cornici fiorate ed ovali. Le donne sembrano amazzoni pronte al combattimento e sono invece contadine sconfitte. C'è comunque da chiedersi se in queste foto di donne prigioniere è leggibile qualche nota di autenticità e di spontaneità, se cioè essi riescono ad essere, oltre che dei ritratti parlati, anche dei ritratti parlanti. Probabilmente sì. E non tanto nell'atteggiamento spregiudicato e bellicoso, enfatizzato dalle pistole e dai fucili, quanto nella disinvoltura, che diventa a volte dignità e fierezza, con cui le donne accettano di essere fotografate, di recitare la parte che è stata loro assegnata, di muoversi con curiosità e quasi con compiacimento in una situazione accuratamente orchestrata da altri. Le brigantesse in fotografia rappresentano un fatto nuovo per la società italiana del secondo Ottocento. Fino a quel momento, i soli legittimati a usufruire delle risorse della fotografia erano l'aristocrazia e successivamente i ceti medi e medio-alti. Con il brigantaggio, sia pure per decisione presa in alto e indipendentemente da loro, una categoria particolare di ceti poveri e diseredati ha accesso alla fotografia, creando le condizioni per rifare i conti con la storia, dalla quale sono state, misteriosamente, bandite.